Delta per il prossimo ospite, per fare il profilo del prossimo ospite, perché ne avrai veramente bisogno. Le chiediamo, dottoressa, di essere anche un po' cattivella, un po' cinica, basta un po' di realismo, un po' caustica, insomma, dobbiamo colpire. Prendo la penna. Non mancherò, vedi? Si è attrezzata di penna la nostra sexy dottoressa. Allora, andiamo con la presentazione della nostra. Prego Emiliano, prego Emiliano. Dopo anni di astinenza ha finalmente ricominciato a fare l'amore. La sua vita però non era così male. È stata una soddisfazione per lei l'anno scorso partecipare ai campionati del mondo di astinenza, anche se è stata sconfitta in semifinale dal Papa. Ma oggi è tutto cambiato, tutto è diverso. È stata alleggerita dei 12 kg di ragnatele e questo la fa presentare raggiante. L'unico inconveniente è che l'astinenza è facile, ma la moderazione è complicata. Ora deve fare sesso 3 volte al giorno, tutti i giorni. Quindi, venghino, signore e signori, il paese dei balocchi apre i cancelli e ci mostra in tutta la sua bellezza Cristina Procaccini! Prego, 5 volte al giorno vanno dimostrate. La ninfomania. Scusate, intervengo. Prego Simone. Non so se è giusto quello che hai detto, perché ha preso il microfono e ha detto che è strano questo coso. Perché è rettangolare. Secondo me lei è abituata a forme cilindriche. Per la legge di Avogadro non esiste cazzo quadro. Ancora. Prego, prego Marinelli. Secondo me quadro non si dice. Sono d'accordo. Allora, fungo Marinelli, voglio una poesia. Poesia di Marinelli. E mio figlio si chiama amore, perché è l'ultima cosa che mia moglie ha detto prima di concepirlo. E il tuo? Vai tranquillo. Cattivissimo. È un po' così. Non ero preparato, ragazzi. Allora, ma tu è così che si fa. Non devi, caro guerriero, preparati ad intervistare questo gran pezzo di fiola. Ci siamo. Cristina. Adesso te la concio per le feste. Allora. La concia. Ammazza com'è scollata stasera. Hai visto? Si sta mettendo. Da quando tromba è un'altra persona. E secondo me si vuole mettere in concorrenza con la sua amica sexy dottoressa. Ma mi sembra che la concorrenza sia abbastanza. Allora copriti. Me ne devo pompare. Allora, Cristina Procaccini, dici il tuo nome. Sei un maniaco. Porco. Procaccini, Cristina. Ho detto Procaccini. C'hai i piselli sulle orecchie. Ho detto Procaccini, non ho detto Porcaccini, come ci eravamo messi d'accordo oggi con Emilia. Okay. Allora, la tua età? 25. Te la ricordi? Allora, il tuo segno zodiacale? No, avrei detto 21. Cancro. Ah, grazie. Cancro, sì. Perfetto. Da dove vieni, Cristina? D'Ascoli. Allora, sei etero, sei lesbo o sei indecisa? No, etero. Vabbè, bastava l'etero. Abbiamo deciso. Hai deciso, perfetto. Sei single, accoppiata o indecisa? Super accoppiata. Eccola qua, super accoppiata, capito? Lei. E grazie a Dio che sia ringraziato il regno dei cieli. Ma che vuoi, Emiliano? L'ultima volta. Tu che devi chiudere la carposa, però. Allora, l'ultima volta che è stata qua a questo. Cristina, stasera hai vinto tu. Emiliano, secondo me è stata violata in cambusa in terrazza. Non vorrei dire altro. Cioè, tu hai trombato nella cambusa del mio locale? Terrazza mai, ma neanche a me. Vabbè, ma chi è che non ci ha trombato in cambusa? Un applauso a Costanza! Siete tutti ragazzi, invitati. Cerchiamo un cambusiere. No, volevo precisare a Anna Laura ai tempi d'oro. Emiliano, secondo me fuori dalla gambusa dovresti mettere la rotella, quella rossa del macellaio con i numeretti. Allora, questa storia che no, perché l'ultima volta che è stata qui in trasmissione gli abbiamo fatto questa domanda e lei ha risposto tipo con la musica dietro quella.
E invece okay, adesso sprizza gioia da tutti i posti. Sprizza gioia, squirta gioia da tutte le parti. Che cosa fai nella vita, cara Cristina? Quello che facevo l'ultima volta. E che fai? Che cosa fai? Io voglio salutare la Magacirce, facciamo camicia da uomo sia pronte che su misura. E allora salutiamoli. Salutiamo Ennio e Lara. Brava, salutiamo Ennio e Lara. Ennio e Lara. Grazie, un saluto, un abbraccio. Verrò a farmi, poi, ecco, verrò a farmi la camicia rosso bordeaux, quindi ricordatevi sti saluti. Però potresti dire Ennio e Lara, se ci fa le camicie per la family di Facciamo l'amore. Non ho capito. Con il cammino facciamo l'amore. A cani e porci, proprio. No, a noi, che a cani e porci. A cani e porci, proprio a noi. Io faccio la parte del cane, tu e del io porco. Il porco, l'ho capito. Va bene. Allora, amore. Destino o libera scelta? Destino. L'amore. Ah, lo sapevo. Che te vuole dire? Lo sapevo che mi dava soddisfazione. Che te vuole dire questo? Ma lei è cancro. Ma io sono una super destinata. Guarda, sì, i cancro sono fatti così, sono, sì, si lasciano andare a questi amori che dopo una settimana però so. No, bello mio, cioè, dottore, è così, c'è poco da fare. Dottore, ha detto Sagittario? No, ha detto cancro. Siamo un male, vedi, siamo il mare. Complimenti per la. Guarda, veramente ti dico un segnino che te lo raccomando. Comunque, quindi, e perché sono ascendente Ariete. Eccola, ammazza, lì, ragazzi, bravo de goccio. Benissimo. Allora, ma quindi tieni la testa giù pure quando fai l'amore? No, non metti la testa giù quando fai l'amore. Mi faccio dire i capelli. Mi fai dire i capelli? Sì, non lo guardi negli occhi. C'ha le corna. Che non lo guardi negli occhi. Dai grandi soddisfazioni, non lo sfidi, a Simone, non lo sfidi. Grandi soddisfazioni, grandi soddisfazioni. Allora, scusa. No, continuo, guarda. Perché Simone si fa tirare i capelli. Però ti fai stucca tutti. Quello, Simone se l'è fatti tirare. Ragazzi, se non possiamo parlare di capelli, grazie. Infatti Daniele voleva intervenire. Anche tu ti sei fatto tirare i capelli. È un momento. Mi sembra tanto. Abbastanza. Ossia, che fai tanto sesso. Allora, a proposito di sesso. Mi viene un po' da ridere a fare questa domanda. Chiodo fisso o piacevole intermezzo? Ma un chiodo fisso. Ma è chiodo fississimo, non è buonasera, chiodo fisso. 25 anni, di cui 24 toccasse a destra trombà e palla trombà. Cioè, ma pensa tu, 25 anni e poi chiodo fisso. A prendere misure a tutti gli uomini, oh, di tutta la riviera, dell'entroterra, niente. Cioè, niente. Guerriero, più che chiodo fisso, martello pneumatico. Ma sì, ma guarda, appena gliel'ho fatta la domanda, ho percepito che mi rispondeva: ma che chiodo fisso? Ma crocifiggetemi, trapanatemi di chiodi. Va bene, allora carissima Cristina, vediamo che domandine che ho in serbo per te. Allora, visto che ti sbaciucchi su Facebook, purtroppo è così, è diventata sotto una cosa gli occhi di tutti, sotto gli occhi di tutti. Praticamente una volta si limonava dietro gli scogli, adesso si limona su Facebook. I limoni duri? Ah, sì, i limoni fino a che? Fino a che non cambi lo stato su Facebook non vuol dire niente. Hai già cambiato lo stato su Facebook? No. Non lo cambierai? Ma che però ci si fidanza quando lo stato di Facebook dice che sei fidanzato. No, senti, per queste cose no. Ormai questo è il nuovo modo di fidanzarsi, è il nuovo modo di interpretare la nostra vita. Assolutamente no, non ti non interessa. Ho bisogno di dichiararlo. Non siamo fidanzati fino a che non lo metti su Facebook. Senti quello che hai detto, fatelo ridire. Non ho bisogno di dichiararlo al mondo. C'è tutto il servizio fotografico di noi che tutto limonate, abbracci, mani in figa. No, lei non deve dichiararsi. Di lingua si vede. Lei non deve dichiararsi. Ragazzi, belli mio, ma guarda che anche l'ultima volta che sono venuta qua io avevo quest'uomo, però sono stata discreta. La lingua con i nodi. Di clitoridi di fuori. E su YouPorn si trova anche il resto della storia. Tipo, stai facendo il video, amore, bravo, bravo. Sugli occhi no. E non diciamo altro. Sarà lo spattimento. Posso fare una domanda? Luca, mi sei mancato, ti voglio bene. No, comunque, la mia, per essere la tua cosa. Allora, facciamola tua parlare, però, ragazzi. No, nel senso, quest'uomo, questa presenza, sì, questa presenza. C'era anche l'ultima volta, però ovviamente fin quando non è una cosa, certo. Però prima ti faceva solo sentire la presenza, adesso la presenza te la schiaffa tra le cose. Cioè, te l'ha fatta sentire la presenza o non te la o non la percepisci? È immaginaria. No. Cioè, nel senso, tu dici pur di ripulire. Anche nell'orecchio te non sape, fatelo sentire. È una presenza costante, anche se è distante a volte. Anche a volte. Senti, però mi hanno detto che il suo soprannome, ragazzi, perciò non mi distraete, però. Per favore.
Sei un po' troppo leggerino con Chris. Gli puoi dire un bicchiere a quella? Che stai a fare? Stava defecando, lasciala qui. Allora, è vero che il tuo nuovo ragazzo lo chiamano Folletto, come pulisce le ragnatele lui non lo fa nessuno? È vero o no? Cioè, a me mi hanno detto così. Ci hanno detto Folletto. Perché aspira tutto. Aspira tutto. Brava. No, ti sei sbagliato. Folletto è lei che aspira tutto. Infatti io volevo chiedere se ingoiava. Perché no. C'ero partito per fargli sta domanda. Poi col Folletto. Ma qual è, per quale motivo? Cioè? Allora, Folletto e lei, bidone aspira tutto e lui. Esatto. Hai sbagliato. Perfetto. Vabbè, salutiamo il ragazzo di Cristina. Ci sta ascoltando, Riccardo. Non spero di no, anche. Riccardo Rossi, giusto? Il tuo ex. La Rosa. Così adesso. Quindi il tuo ex ragazzo Riccardo ci sta ascoltando. Sì. Benissimo. Ragazzi, se volete aggiungetemi su Facebook, visto che adesso sono single. Sì, sei singolissima, ma adesso avete capito che ho tolto le ragnatele. Amico Riccardo, ho ragazze da presentare. Posso donare i fai a tutti. Stai tranquillo. Allora, visto che ti sbaciucchi su Facebook, sì. Parliamo di amore. Matrimonio, sì, no, e come te lo immagini? Sì, me lo immagino. Io sono come Sansone, per cioè anche tu piede nudo, perché Sansone è cancro come te, infatti piede nudo sulla spiaggia, se cascate uno sopra l'altro fate scopa. Allora non fate, non è fate, non si no, dice non si scopa dice e basta, okay. Scopa e basta. No, anch'io spiaggia, piede nudo. 100 invitati? Ah sì? Anche meno. Sì, sì. Tanto alcol. Tanta gioia, tanto amore. Tu vestita di? Non di bianco. Non di bianco. Panna, boro. Panna perché sarà incinta? No, che per te? No, vabbè, cioè, che ne so, guarda. Io nel... No, spero di no, dai, mo, nel senso. Ma come ti immagini tu quel giorno? Io? Sì. Forse ubriaca. Vabbè, ubriaca. Io ti rispondo, ubriaca! Sinceramente, io ho emozionato. Sinceramente, Cristina, io toglierei anche il forse. Detto questo, metterei chiaramente. Sì, chiaramente. Chiaramente. Costanza sarà vestita di nero perché perderà la sua fedele amica. Lo so. Testimone di nozze. Di nozze? E poi perché ti rivesti di nero? Vabbè, perché la perderò per sempre mentre io sarò là ancora ubriacarmi a prendere tutti gli uomini. Quindi lei ancora li prende. Ragazzi, e tu aggiungete Costanza. Ma siete pazze! Tu sarai lì a prendere tutto. Costanza, siamo invitati e Giovanni lo sapevo che queste due ci avrebbero praticamente dato un posto di mare, mi immagino il matrimonio. Benissimo. Quindi il matrimonio lo girate nella cambusa della terrazza. Quindi sì, guarda, se ci riaprite il pipì torniamo ai vecchi tempi. Sì, quindi la scena è questa: tu che mentre dici sì c'è Marinelli con la cravatta attaccata sulla fronte che vomita vicino al prete, giusto? Oppure che la scena ci provano con tutte le mie amiche, mi dispiace, no ragazzi, Marinelli non ci proverà con le tue amiche, Marinelli sarà con il cellulare davanti alla faccia come tutti, come fare ha fatto una faccia brutta, è stato lasciato che pesantezza, qualche amore nascosto. Io vabbè, posso fare il prete io? Fai la posizione anche del missionario fino a che non si rigira il mondo. Allora, per te, cara Cristina, in amore vince chi resta o chi fugge? Piano! Chi fugge? Ah, tu non avevi nessun dubbio. Ma non è vero. Ma sì, allora, io sono fuggita finora finché non mi rincorreva. Alla fine mi ha chiamato. Ma sei fuggita? Ma te sei pigliata lì su? Ma come sei fuggita? Secondo me la forza è di chi resta. Brava, se fuggi non ha senso scappare. Poi ti ho rincorre, che parli. Rimani, ti subisci tutto quello che devi. Sono d'accordo con te. Ognuno ha il proprio punto di vista. Se Chris ha questo punto di vista, non siamo noi. Non siamo noi che siamo sbagliati, sono loro che sono cancro. Quello è sicuro. Questo è il... Giova ce l'hanno con noi, eh. Dai. Scherzo. Saluto tutti gli amici cancro. Ma avete qualche storia in sospeso? Ma assolutamente no. Si fa per ridere. Si fa per ridere. Allora, dunque, ti volevo chiedere questo: sei più Martina o più Alice? Quindi ci riallacciamo al... Sei più Martina o più Alice? Alice. Quindi sei dominatrice. Sei dominatrice. Quindi lo prendi, lo metti giù, ti vesti di pelle. Infili il coso nel... Ti vesti di pelle. Come? Mi piace avere il dominio, cioè nel senso mi...
ho un carattere da dominatrice, da dominatrice. Ma in tutto questo, ma abbastanza, può confermare. Ma sei mutevole o no? Cioè, nel senso, potresti interpretare l'altro ruolo? Sì. Quindi sei anche attrice. Allora ho interpretato l'altro. Scusami, posso, Guerriero, posso fare una domanda? Ma tu c'hai un vestito di pelle, cioè ci sei una vestita. Ma guarda come ti ci sei messa in posa, vedi? Sei messa così. Guarda, a carnevale sì. Cioè. A carnevale sì, e non hai mai rispolverato. No, veramente anche in terrazza sono venuta con un bel corpetto di pelle scollato. E con il tuo attuale ragazzo non hai mai rispolverato questa. Eh no, dai, ancora c'è il lobo. Ancora non serve la vasellina, voglio dire, ancora dei bagni. Poi quando non dei bagni più, che serve la vasellina, ci mettiamo anche il. Quando fate quattro salti in padella, cioè avete gli occhi a cuoricino, vi guardate e vi fate le carezze. È ancora sì. Dai. È così, veramente? Sì. Vabbè, dipende, no. Mi si è creato un dente. No, vabbè, aspetta però. Dipende, ci sono momenti e momenti. Cioè. Momenti e momenti. Vabbè, ma sta all'inizio, ma fagliela godere. Ma fagliela godere. Ci sono gli occhi a cuoricino e gli occhi quelli da sette pio di spello. Sta mano può essere ferro e può essere piuma. Prego, bello. Hai reso l'idea. Questo vogliamo. Il sangue vogliamo. Allora, le rampicate, capito? Allora, prima si faceva riferimento a questa scena. Quindi, in una delle scene più hot del film, Alice spinge un vibratore nell'ano di Lucky, provocandogli molto dolore e provocandosi molto piacere. Tu lo faresti? Ma guarda, Riccardo no, Righi, non te lo farei. E se te lo chiedesse però Riccardo? Però l'avrei fatto a tantissimi altri ragazzi prima. Ma aspetta, così avresti brava, così avresti provocato dolore, ma tu ti saresti provocata piacere nel farlo? Cioè la domanda è questa, capiscimi, il core della domanda è questo. Fagli un disegnino. Può darsi. Ma no, una ragazza intelligente, lo capirà. Cioè prendi le misure delle camicie, quindi certo, voglio dire, fino a lì ci arriviamo. Allora, se vuoi puoi rispondere lunedì prossimo. Scusate, posso se non ammazzate Anna Laura Chris, mentre vi passate il microfono. Chris, la padella l'hai ripresa dopo alla fine? No, l'ho lasciata. La padella l'hai ripresa? No, l'ho lasciata. Comunque io... E spero che se la sia data in testa. Quindi, allora, dai. Stiamo chiudendo. Veloce. Lo faresti? Guarda, veramente secondo me l'ha portata direttamente in cambusa la padella. Magari vi ci ha cucinato anche qualcosa. Salutiamo Emiliano che non ha più un lavoro stasera. Emiliano, il Capodanno. Quando vuoi puoi venire al Jonathan, ma sarà contentissimo di ospitarti. Quando vuoi puoi a Sorvino. Perfetto. Allora, quindi veloce, lo faresti? Ti provocherebbe piacere questa cosa? Ma può darsi, sì. Può darsi. Mi ci bisogna trovare. Spero di aver dato una buona connotazione per il tuo profilo, che deve essere un profilo un po' cattivello, perché se è troppo super buono... Super parties, costanza, eh? No, non deve essere super parties. Devi andare. La ragazza è estremamente fatalista. Per lei tutto succede per una ragione. Maschera il suo cuore di panna con una corazza d'acciaio. Ma chi riesce a conoscerla capisce il valore e la profondità che ella dà ai sentimenti. Pretenziosa ed erotica, facile al limone duro. Sì. Il suo motto è spigne che entra. Complimenti! Spigne che entra! Un applauso. Bene. Non invideremo più le amiche di Costanza perché sennò fa delle cagate di cose. Allora